Parliamo di Rosse Brume, un'associazione che è nata 20 anni fa e riprende la sua attività sul comune, nel comune, nel nostro territorio, il comune di Somma Lombardo, in compagnia del Presidente. Presidente, innanzitutto ti chiedo che cos'è Rosse Brume. Sì, la nostra associazione è un'associazione culturale, senza fini di lucro, è apolitica e aconfessionale. È nata appunto 20 anni fa a Gallarate dalla sottoscritta e da un gruppo di poeti gallaratesi con l'intento di diffondere e divulgare, diciamo, il messaggio culturale e artistico sul nostro territorio e non. E a proposito di questo, primo grande evento, Canto di Primavera, il 30 marzo al Cinema Italia di Via Maspero, questa grande rassegna di artisti locali. Sì, proprio così. Dopo un periodo di inattività si è deciso, l'idea è stata di uno dei tre conduttori della serata del 30 marzo, che è Michael Trotta, ha voluto fortemente riprendere l'attività Rosse Brume dando vita a questo spettacolo, che è stato poi chiaramente elaborato dal nostro comitato promotore, formato, ci tengo a dirlo, soprattutto da molti giovani che sono appassionati d'arte, esperti, eccetera. E appunto si è dato vita a questo concorso che si articola in diverse sezioni, la danza, la poesia, la musica e il cabaret. Avrà il suo epilogo, appunto, come diceva prima, il 30 marzo al Cinema Italia, e gli artisti che si esibiranno, che saranno 15, sono, diciamo, stati scelti attraverso una serie di provini dal nostro comitato, e si esibiranno sul palco di fronte alla giuria molto qualificata che dovrà valutarli. Non conoscono gli artisti, quindi li valuteranno durante la loro esibizione sul palco del Cinema Italia. Da questa valutazione usciranno i vincitori, uno per ogni sezione, e speriamo, visto il talento che hanno espresso durante i provini, anzi non speriamo, sono sicura, che daranno vita a uno spettacolo sorprendente, emozionante, perché hanno tanto da dare questi artisti. Il nostro scopo è proprio quello di valorizzare questo talento che rimane spesso nascosto proprio per mancanza di spazi, di luoghi dove si può radunare un pubblico di un certo tipo. E speriamo di riuscirci, insomma, ecco. Quindi offrite questa vetrina agli artisti locali, una giuria qualificata e possiamo dire un presidente di giuria super qualificato come il nostro amico Max Piriboni, che tra l'altro avrà anche lui uno spazio, quindi allieterà gli ospiti con delle risate. Dobbiamo dire che l'ingresso è a pagamento, sono 5 euro, i bambini sotto i 12 anni non pagano, ma poi c'è un aspetto importante che è quello, il risvolto, se vogliamo, sociale, molto utile. Essendo a conoscenza di quello dell'opera che sta svolgendo la Caritas di Somma Lombardo, abbiamo scelto loro per devolvere una parte del ricavato di quella serata, quindi il nostro invito ai cittadini non solo di Somma ma anche dei dintorni, perché erano coinvolti 10 comuni in questo concorso, insomma il nostro invito è quello di partecipare numerosi per poter dare un contributo attraverso una manifestazione artistica ad un'associazione, diciamo, di beneficenza come quella della Caritas, che ne ha bisogno. Quindi un trampolino, una vetrina per gli artisti, si fa del bene, si passa una bellissima serata. Presidente, appuntamento al 30 marzo anche con le telecamere di Malpensa 5.